vergognate, ma non vi vergognate, ma mi dite a me nei vostri festeggiamenti, che a me fa piacere, che siete andati in B, ma mi dite a me nei vostri festeggiamenti, che bip ci azzeccamo noi di dire che bello è, si è rotta la lava, è vissuto tutti questi schifezzi qua. Ma mi dite a me che festeggiamenti sono questi? Me lo dite a me, noi che ci azzeccamo con i vostri festeggiamenti? Ma non vi rendete ridicoli, non vi sputate in faccia su lui. Questo video qua è rivolto a chi ha cantato solo una nota di questo coro schifoso, barbaro e becero. Questo coro qua va a quelli là, quindi tutti i foggiani che hanno festeggiato in mezzo a voi, non è per voi, va per quella gente. Poi chi si sente in causa, si piglia se vuole induce esso stesso, perché già sto andando piano e non vi sto offendendo per quello che voi dite. Quindi questo video è rivolto a quelle persone che hanno intonato solo una sola nota di questo coro becero e razzismo che c'è. Ma io a volte non riesco a capire, il calcio deve essere un'unione e non punto di odio eccetera, ma niente di meno, voi siete entrati in Serie B dopo tanti anni, siete andati in Serie B e voi che fate? Fate i cori già come... Bello, incominciamo bene, figuriamoci se andate in Serie A, come filate fa? Ma pigliatevi scurno, mettetevi vergogna, sputatevi un bacio solo voi, ma proprio gratuito, vado a sputare, volete andare sullo specchio, e ne ho solo sputazzato, mettetevi vergogna. Io ho amici foggiani che mi rispettano e io voglio bene, che saluto, ma non mi ricordo i nomi perché sono tanti amici che non mi ricordo, però saluto veramente con affetto a tutti gli amici foggiani che mi rispettano, rispettano la mia terra e io rispetto loro, perché a me mi ha fatto piacere pure che il Foggia è andato in Serie B. Io non so quella fascia che vuole odiare, cioè, mi ha fatto pure piacere perché è una squadra del sud, della mia appartenenza, del sud giù, mi ha fatto piacere, ma sentire determinati cori beceri è solo vergognoso, è solo da sputarsi in faccia da solo, è solo che esse, perché non c'è spiegazione, il vostro festeggiamento, per festeggiare ci nominate a noi così, ma festeggiate, incitate la vostra squadra, ma niente di meno con Orte e Langop vanno imparato proprio buono, che la squadra è merda sicchielota, non tutti, non tutti, che canta queste robe razziste, ma hanno imparato proprio buono, mi hanno proprio insegnato bene, ma non vi mettete scuro, non ci avete vergogna, una squadra del sud, voi state al sud, state sotto a noi, su tutto però se è perché, state sotto a noi e voi che facete? Nei vostri festeggiamenti, a posto di essere contenti e di cantare cori per il vostro Foggia, voi che facete? Incitate, che bello è il Vesuvio, la lava, l'intera Campania, ma che, ma la vogliamo finire, no? Vanno imparato buono l'Angop, che poi la maggior parte di voi, prima che il Foggia andava in Serie A, in Serie B, giustamente per sentirsi vincitore, perché quello è classico sta cosa qua, per sentirsi vincitore ti famano Juve, Milan o Inter la Coppa. Mo giustamente il Foggia è pure giusto, ma fino a mo che il Foggia stava, che è partito proprio da non so da dove, perché era fallito, nessuno cagava Foggia. Mo che sta risalito, mo tutti forza Foggia eccetera eccetera, la prima cosa imparate, siate coerenti con voi stessi, siate coerenti, è la prima cosa. E poi un'altra cosa, ve lo ripeto, un'altra cosa, mi meraviglio pure di voi perché avete avuto pure un grande allenatore che per 3 stagioni veramente vi ha fatto fare un campionato di ferro, parlo di Zeman, nell'86, 87, 2010 e 2011, vi ha fatto fare 3 stagioni
una più bella dell'altra. Addirittura avete vinto due Coppe Italia in Serie C, avete vinto. Quindi a me il fatto che il Foggia è andato in Serie B, sono contento, io sono contentissimo, ma sentendo cantare, io parlo di chi ha intonato solo una sola nota di quel coro, lui ha da fare una cosa, gli ha da mettere lui sotto la lava, così, io è così stato bello caro, e allora non vuoi morire di più, andate voi là sotto, il Vesuvio ci appartiene, il Vesuvio non può ammazzare la sua gente, ricordatevi, voi... Ma non, io non ho parole, io vi dico la verità, non ho parole, perché lo sport deve unire, lo sport deve unire, no, è sentire tutta questa merdata, che voi siete andati in Serie B, state festeggiando, in coro che fate, fate i codi di razzismo, benvenuti, proprio benvenuti, care merde, benvenuti, care merde, è sempre riferita a chi ha intonato una sola nota, il resto rispetto e mi fa piacere che il Foggia è andato in Serie B, ma solo per quella gente là, solo per quella gente là, invece a voi va da fuga papà la munnezza, va da fuga, vi devo affogare la munnezza, perché ricordatevi una cosa, che Domenico Covone qua deve solo morire per non difendere la sua gente, io per la mia gente e per il mio popolo e per la mia terra io mi faccio accire, quindi voi vaggelite, va da fuga la munnezza, sempre riferito e lo ripeto a chi ha intonato una sola nota, maschi, femmine, quelle che sì, una sola nota è da fuga la munnezza, da nusicchia e lutamo di fuori. E poi un'altra cosa e poi concludo, vergognatevi, perché questo video che avete visto all'inizio io l'ho tagliato di parecchio perché era di più di un'ora, ho preso solo lo spezzo che voi cantavate questa vergogna, ho visto parecchi bimbi vestiti da completino di Foggia, vedete com'è bello questo sport, veramente lo dico spassionatamente, è bello vedere queste immagini, ma voi che specchio avete dato a questi bambini cantando questi cori beceri e sporchi, più sporchi voi e più sporchi chi va imparato, questo è. Ciao, voglio un bacione a Forza Napoli, perché tutto riesce a munnezza e sicchirù, ricordatevi, lo sport deve essere unione, ci sono, quando si va allo stadio bisogna incitare la loro squadra e no cantare cose razziste e brutte per la propria, per altre squadre, che poi è pure del sud. Puh, la faccia vostra, mettetevi scuola, mettetevi vergogna. Ciao, voglio un bacione e Forza Napoli, e saluto tutti gli amici sani e belli del Foggia, che mi rispetto, pure quelli che non conosco, quelli che non hanno cantato nemmeno una nota, li saluto tutti. È un in bocca al lupo per la vostra Serie B. Questo è Maladan a Fugandanusicchi, Rutam è un bidone munnezza. Ciao, voglio un bacio e Forza Napoli.